Intanto abbiamo Monardo in collegamento che salutiamo, il patron del Soriano. Buonasera Monardo, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi e ai telespettatori. Allora, 2-2 tra Paolana e Soriano, decisamente una classifica più serena quella la vostra, vi avvicinate a grandi falcate quella che sarà la cosiddetta famigerata quota salvezza. Intanto questo 2-2 oggi in casa della Paolana, che chiaramente è un po' più in difficoltà rispetto a voi. Diciamo che oggi è stata una partita non giocata bene da parte nostra. Abbiamo guadagnato questo punto e abbiamo guadagnato il quinto risultato consecutivo, mai ottenuti questi risultati nella storia del Soriano. Quindi da un lato un po' di amarezza per il mancato gioco, però il risultato è arrivato e questa è la cosa che conta. Sì, ci godiamo questo pareggio ottenuto alla fine con un gran gol di Macri, però ripeto, è il quinto risultato utile del Soriano, sì. Perché nella storia adesso. Quindi grazie al Presidente, grazie Presidente per questo numero, perché io magari segnavo solamente che era il miglior risultato di quest'anno, diciamo, del Soriano, che è riuscito a superare cioè è arrivato a 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 2 pareggi. Però Presidente, cioè la squadra che perde 2-0 e poi recupera 2-2, al di là della pressione, è un risultato importante di carattere, di determinazione, voglio dire. Sì, ci è uscita fuori gli ultimi 10 minuti il carattere di questa squadra, però dobbiamo dire che la Paolana, se dobbiamo parlare sportivamente, meritava tutta la vittoria. Uno deve essere obiettivo, dire le cose, no? Bravo Presidente, sì, così si fa bene. Uno deve dire la verità, deve vantarsi la sua squadra, no? E vedere pure come gioca e come ottiene il risultato. Sì, giusto? Ma questo la preoccupa, mi faccio capire, nel senso stare attenti per il futuro o... No, assolutamente ho fiducia dei miei giocatori. Oggi è stata una partita, no, può capitare, per carità. Dopo 3-4 risultati buoni poteva capitare pure una partita giocata male. Però gli ultimi 10 minuti sono usciti bene loro, i nostri giocatori, però ripeto, la Paolana dal 3-0 è finita 2-2. Sì. Tutto questo. Bene, quindi... Presidente, volevo chiederle, secondo lei potrebbe essere per il Soriano, dopo questi, mi pare, 6 campionati di eccellenza, essere quello che potrebbe arrivare al risultato massimo, ecco, come lei ha detto, di questi 5 storici, potrebbe aspirare ad arrivare al massimo del risultato dopo questi 16 campionati, dopo un dodicesimo? Le prossime 2 partite sono alla nostra portata, me lo auguro tutto, fare altri 2 risultati positivi e allora il Soriano va sempre a crescere poi. E speriamo che per un futuro, me lo auguro, che il Soriano abbia una grande società per ottenere altri obiettivi. Cioè, lei dice, è un invito, insomma, ad avvicinare altri imprenditori per allargare la base societaria e quindi puntare a qualcosina in più. Anche perché oramai sono diversi anni che partecipate a questo torneo, ora avete voglia anche di puntare a qualcosina in più. Anche perché dopo Vibo siamo la seconda squadra. Sì. E quindi il compressore di Soriano, sono tanti paesi piccoli vicini, potremmo fare insieme qualcosa e fare qualcosa pure noi di positivo. Sì. Ecco, tutto questo voglio io. Avete già proposto anche il nome in diretta, Comprensorio Soriano o Vibonese. Sono già fatti tante ipotesi. Ho parlato con altre società per vedere, fare una cosa insieme. Vediamo, io cerco la mia porta, è sempre aperta a tutti. Ecco, già è una notizia questa qua, perché sta anticipando quindi già interlocuzioni con altre realtà che, insomma, lì vicino
ce ne stanno tantissime, anche alcune che purtroppo non ci sono più, però forze che tornano, potrebbero tornare in campo, e quindi creare una squadra comprensoriale che esatto. forse lì c'è meno campanilismo, forse, o no? Sì, è vero, è vero. Perché qua, per esempio, sulla Locride si parla di squadra unica, però non si farà mai, siamo tutti coscienti che non si farà. No, ma da noi ci sono tanti paesi senza calcio, quindi si può fare. Io sono convinto che si può fare una grande cosa, avendo una struttura storiana, sì, diciamo la verità. Certo, certo, pensando soprattutto alla struttura che si spera di che sia conclusa quanto prima, e quindi che possiate pure esatto, fare una grande scuola calcio. Comunque ci sono i progetti. È un progetto ampio. Bene. In bocca al lupo e grazie per l'intervento, Monardo. Buona grazie serata. A voi, vi saluto a tutti qua. Buona serata.